Buonasera Presidente, tanti auguri. Grazie di essere venuto. Grazie, auguri. Grazie. È molto tempo. Grazie anche a lei, auguri. Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Che bello averla qua. Le fiamme gialle del comando provinciale di Agrigento nei giorni scorsi hanno dato esecuzione su richiesta della locale Procura della Repubblica al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1.200.000 euro ad un imprenditore originario della Sicilia, ma residente a Milano e da una società, dallo stesso amministrata. I finanzieri della compagnia di Sciacca hanno condotto articolate investigazioni nei confronti della società, operante nel settore delle tecnologie informatiche, con sedi sia nel territorio siciliano che in Lombardia. L'attenzione degli investigatori si è concentrata sui crediti d'imposta fruiti dall'impresa verificata negli anni dal 2020 al 2023 e maturati per attività di ricerca e sviluppo, interamente ideata e svolta presso un'unità locale sita nel capoluogo lombardo, in parte utilizzando proprio personale dipendente e in parte avvalendosi di consulenze fornite da società amministrate dal medesimo soggetto ovvero da suoi familiari. I militari hanno scoperto che l'azienda sottoposta a verifica ha indebitamente beneficiato degli incentivi fiscali previsti dal legislatore per gli investimenti nel Mezzogiorno, di fatto non spettanti in quanto la società avrebbe dichiarato falsamente di avere sede, con capacità produttiva, nel territorio agrigentino. La società in questione avrebbe quindi impiegato tali crediti non spettanti, per un valore considerevole pari a circa 1,2 milioni di euro, per abbattere illecitamente il proprio debito sia nei confronti del fisco, non versando le corrispondenti imposte dovute, che nei confronti degli enti previdenziali, omettendo il versamento dei contributi. I crediti non ancora utilizzati in compensazione sono stati tempestivamente sottoposti a procedura di sospensione d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. I carabinieri della compagnia di Acireale e della dipendente stazione di Pedara, con l'ausilio degli ispettori del NORAS del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dei veterinari dell'ASP, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Gravina, hanno condotto un'importante attività in località Tarderia del comune di Pedara, nel corso della quale hanno denunciato un 65enne del posto per i reati di violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, esercizio abusivo di attività commerciale e detenzione di alimenti in condizioni non conformi agli standard igienico-sanitari. Il 65enne è stato controllato su strada mentre vendeva alcuni generi alimentari su una bancarella. Dal controllo è emerso che l'uomo fosse privo di qualsiasi autorizzazione che lo abilitasse alla vendita di alimenti. In seguito a questa preliminare verifica, i militari dell'Arma e gli ispettori del Corpo Forestale e dell'ASP hanno deciso di approfondire gli accertamenti presso i depositi in uso al commerciante, nel corso dei quali gli investigatori hanno potuto verificare che i locali presso cui conservava gli alimenti che poi destinava alla vendita al dettaglio fossero fatiscenti, privi di adeguate chiusure e ubicati in un contesto di totale degrado. Considerato che lo stato in cui si presentavano i locali rappresentassero un rischio per la salute dei consumatori e una potenziale fonte di contaminazioni, gli operanti sequestravano per la successiva distruzione tutti gli alimenti ivi conservati, consistenti in circa 500 kg di formaggi, tra freschi e stagionati, 45 kg di funghi freschi e 48 uova. Della Imperial Academy of Russia, Uni Moscow, legata al nome della dottoressa Enza D'Alonso che ci ha lasciato, lo svolgimento del compito è in libera disponibilità e autonomia. Legis et prerogativis spectantibus. Sua Eccellenza il Rettore Antonio di Dobrinia. Ardente il territorio per effetto dei mutamenti storici territoriali, ma ha una sua riconosciuta entità giuridica. Lino Privitera, 40 anni di carriera da ballerino a coreografo, scenografo, regista e adesso un riconoscimento internazionale. In che cosa consiste questo premio, questa laurea, honoris causa?
Beh, l'honoris causa è stato un incoronamento veramente della mia carriera, e 40 anni di carriera, poi il fatto che io ho fatto una bellissima carriera come ballerino, poi ho avuto nel 91, ho vinto il titolo mondiale a Parigi, il Prix Volinin, e da lì poi ho iniziato a fare il coreografo per grandi registi, quindi ho fatto, diciamo, la scuola sul posto, cioè vivendo in teatro, ho affiancato grandi registi come Maestro Cobelli, Ugo De Ana, e ho avuto la fortuna di poter sperimentare anche questo tipo di talento che avevo in me, oltre il titolo mondiale che avevo vinto a Parigi come coreografo, lavorare nell'opera lirica, quindi mi entrai in un mondo per me nuovo, che era la lirica, e è stata oggi quello che oggi mi ha formato e faccio oggi il regista di opere. Qual è il significato del ritorno in Sicilia a Catania di Lino Privitera dopo tanta attività all'estero? Io sono stato dal primo giorno amato dal mio pubblico catanese, io amo il mio pubblico catanese, anche questo titolo io lo dedico al mio pubblico catanese, lo dedico anche al pubblico che mi ha dato successo nel mondo. Io sono stato reduce l'anno scorso di un successo enorme, questa è anche la motivazione perché un'accademia, un'università russa mi premia perché ho fatto Onegin Tchaikovsky, quest'opera difficilissima che molti colleghi si rifiutano perché è un'opera fatta da due geni, cioè Puškin, grande scrittore russo, Tchaikovsky, più grande musicista russo. E devo dire che ha da 2 anni che va in quasi scena, questo è il secondo anno e sta riscuotendo enormi successo. E allora come ambasciatore di un'opera russa mi sento oggi contento di essere premiato anche da una università russa, e che poi parleremo appunto durante la cerimonia e spiegheremo anche questo. Un progetto al quale teniamo in maniera particolare, un progetto realizzato insieme al Ministero del Turismo, insieme quindi al Ministro Santanchè. È un progetto che comunque nasce da una priorità che si è dato il mio assessorato sin dall'inizio del mio mandato, ed è quello della destagionalizzazione. Tra le altre cose, i dati ci dicono che oggi il turismo è cambiato, cioè nel senso che il modo di viaggiare è cambiato, ed anche il periodo. Noi registriamo flussi turistici importanti in periodi di destagionalizzazione. Le faccio un esempio, soprattutto gli stranieri. Gennaio-marzo 2024 noi abbiamo un più 20% di presenza degli stranieri in Sicilia. Questo evento appunto vuol mettere in evidenza e vuol valorizzare, oltre che il paesaggio, oltre che i comuni che sono meno forse interessati dai flussi turistici, e quindi accendere i riflettori su luoghi meravigliosi, mettendo in risalto anche l'eccellenza dei nostri prodotti dell'enogastronomia. Oggi c'è un altro concetto, che è quello del turismo sostenibile, è una parola che puoi declinare in tantissimi modi, sicuramente anche quello della socializzazione. Il viaggiatore vuole, come dire, calarsi nel territorio, conoscerne storia, tradizioni e cultura, avendo un rapporto diretto con la gente del luogo. Ecco, questo progetto intende proprio fare questo,